Solo tu vedi il mondo in quel modo. Solo tu percepisci l'universo in quella maniera. Solo tu vivi il tuo mondo interiore e nessun altro, anche se dovessi trovare delle persone simili a te. Tu sei davvero unico e tutto l'universo si trova anche in te in modo speciale. Con la sola tua volontà hai la possibilità ad un tuo comando di alzare un dito che contiene miliardi di atomi ed infiniti microcosmi infratomici. Ciò che non può fare il sasso o l'albero, ciò che nessuno potrà fare allo stesso tuo modo. Tu hai delle potenzialità che non valuti a sufficienza. Oltre al tuo meraviglioso corpo hai una determinata mente che forma la tua coscienza, la quale ha la capacità di immaginare infinite sfumature del mondo interiore, idee, immagini, concetti, neoplasmi, emozioni, sentimenti, vibrazioni, volizioni, desideri, eccetera. È molto più ricco il tuo mondo interiore di tutto l'universo esistente, perché questi, anche se in continuo divenire, è condizionato dalle leggi proprie della materia, mentre la tua mente crea e ricrea l'infinito, come dimostra anche l'arte, la musica e le altre espressioni artistiche, le quali cercano di esternare, fissandolo nella materia, il ricco dinamismo interiore.